Siamo qui con Alessandro Haber. Ciao Alessandro. Ciao, ci abbiamo messo tantissimo. Sono 2 giorni che combattiamo con computer, telefonini. Vogliamo parlare del suo cortometraggio 27 marzo 2020 che ha realizzato e che presentiamo a Visioni Italiane nella sezione Visioni in Lockdown, proprio perché abbiamo creato questa sezione per dare la possibilità di proiettare quei corti che sono stati realizzati durante il periodo del lockdown. E Grande uno di questi peccato è appunto il. non essere Ah, lì fisicamente con voi, perché a me sarebbe piaciuto venire e vedere. ci avrebbe fatto molto piacere anche a noi organizzare il festival in presenza, invece purtroppo siamo Era online. tutto pronto, solo Era che tutto pronto, cioè, sì. vederlo col pubblico, a parte che mi sembra che proprio è il debutto questo del corto, non l'ha visto mai Questa nessuno, è la prima volta, per cui voi siete, per la prima volta vedrete. grandissima anteprima è un cortometraggio appunto realizzato da Alessandro Haber. Come mai ti è venuta voglia di realizzare questo Ma cortometraggio? io, tanto diciamo subito una cosa, che nel 2003 io ho fatto un film, Sì, l'unico Scacco film che si Pazzo. chiama Scacco Pazzo, purtroppo tra l'altro è un testo teatrale di Vittorio Franceschi che ha prodotto l'Arena del Sole di Bologna. Lui di Franceschi è un grandissimo attore e grandissimo autore di Bologna. Ho fatto due o tre suoi testi ho fatto. E quando, con la regia di Nanni Loi in teatro, io ho sempre pensato di poterne fare poi un film. Ci sono riuscito, solo che la grande, chiamo una sfortuna, sfiga, come vi pare a voi, che questo film, la distribuzione è fallita 2 settimane prima che uscisse il film, per cui era pronto il trailer, erano pronti i manifesti. Siamo caduti nel vuoto proprio. Voi sapete meglio di me che senza promozione un film non esiste. Io avrei dovuto fermarlo, dire aspetta un attimo, troviamo un'altra distribuzione. Invece no, ma no, usciamo con una copia, non lo sapeva nessuno. Abbiamo fatto una proiezione al Cinema Eden di Roma. Ho chiamato mia madre, non lo sapeva, ancora era viva mia madre, e c'erano tutti, tutto il cinema italiano, c'erano tutti, amici, teatro, cinema, è stato un successo incredibile, solo che il giorno dopo non c'era più, non c'era nessuno al cinema perché non c'era un manifesto, e ho pianto molto, ne ho sofferto molto di questo fatto. Io, ho Ed è fatto per questo che non hai più fatto un altro lungometraggio. Non l'ho fatto perché sbatterci, quel lungometraggio è nato per sbaglio, mi ha chiamato questo produttore, Giorgio Leopardi. Ah, ma ti piacerebbe fare una regia? Io già ci avevo pensato, ma non dico, faccio l'attore, è già tanto, voglio dirti, fra teatro, cinema, per cui non avevo voglia di entrare in un'altra avventura, capito? Allora, ma è nato così. So che è difficile, quanto io conosco molto, ho lavorato con tanti giovani registi, giovani, meno giovani, grazie mille, mi è arrivato un caffè, ragazzi, eh? Tutto in diretta, diretta. Grazie. E so quanto è difficile trovare i soldi, convincerli, farlo, uscire, e poi magari lo fai, poi non trovi un distributore, oppure esci in una sala sbagliata. Insomma, sono cazzi, veramente. Cioè, e allora non ho voluto sbattermi più di tanto, però ho sempre avuto questa, dentro di me questa voglia di esprimermi attraverso le immagini, raccontare un film, attraverso una scrittura, diciamo, cinematografica. E ho fatto un corto qualche anno fa che si chiamava Monica, dedicato a Monica Scattini, mia amica che non c'è più. Molto forte, molto, ho raccontato attraverso una persona che sta morendo in ospedale, ho raccontato che il cinema può aiutare alla dipartita, ad andarsene in maniera molto più leggera, molto più disincantata, molto più, no? Perché lei è una malata che sta qua all'Isola Tiberina, c'è cioè un ospedale, no? È attaccato, fanno un festival d'estate, attaccato a 50 metri, 60, 70, 80 metri. E questa donna che sta per morire, c'è la finestra aperta, intubata, sente che delle voci, no? Delle voci stanno proiettando un film di Truffaut, e lei per incanto, con l'immaginazione, non lo vediamo, che si alza, ma non è lei che si alza, ma è la sua testa che si alza, il suo pensiero, va nella sala e la vediamo vedere queste immagini. E per cui ride, piange, smarrita, è divertita, è stupefatta,
tutte le espressioni che può avere, diciamo, uno spettatore davanti a un film, no? È allegra, è malinconica, triste, e poi torniamo all'ospedale, le fa l'ultimo sorriso e se ne va. È come se quel film e quella immagine l'avessero aiutata, insomma. È molto bello, molto in particolare. Invece quest'anno hai deciso di, appunto, ritornare dietro la macchina da presa per, sì, durante, sì, il lockdown. Sì, ho investito, sì, ho avuto un'idea. Prima ho fatto un altro, un conto che si chiama Il Gioco, e lì parlo, che magari piacerebbe che lo vedeste, perché è molto forte, parlo degli abusi che fanno i genitori con i figli. È inquietante, è molto inquietante, è potente. Per trovare questa bambina ci ho messo, di 7 anni, ci ho messo un mese. E perché? Perché le mamme leggevano la sceneggiatura, è molto bella, forte, bellissima, solo che ho paura, la bambina. Finalmente ho trovato una mamma che ha detto lo facciamo solo se c'è una psicologa, che infatti abbiamo trovato, l'abbiamo pagata, e siamo riusciti a farlo con Vinicio Marchione, perché lo dovevo fare io il personaggio. Solo che quando provavo con la bambina sentivo che stavo attento a lei e non a me. Ho detto non potrò mai fare l'attore, il regista e anche, no? Allora ho chiamato Vinicio, che l'aveva letta, e l'abbiamo fatto, è potente. E poi niente, poi è successo quello che è successo. Invece in questo sei interprete anche, non soltanto dirigi... Sì, ho scritto la sceneggiatura, l'ho prodotto, come ho fatto con l'altro, e l'ho interpretato e l'ho diletto. Perché c'era le possibilità, c'era... adesso è che faccio... Lei è di là, che non è casa mia questa. Fumo, guardate, fumo. Dai, non fumare. Ti prego. Allora, ma è successo questo. Certo, il periodo è questo, il lockdown. Di nuovo, il primo lockdown a marzo, no? Era un mese che stavo, ve la dico tutta. È un corto divertente, trasgressivo. Molto ironico. Ironico, drammatico, divertente, tragicomico, insomma. Tra il sacro e il profano, ecco, diciamo, no? È molto... Succede questo, io ero in casa, dopo un mese che stavo in casa, a un certo punto capita che noi maschietti, ma anche voi donne, abbiamo voglia di fare sesso, no? Giusto? È normale, succede. Allora che succede? Quando si è soli, che si fa? Ci si tocca, sapete? L'avete mai fatto? L'avete fatto. E io, non sapendo come fare, non avevo già, però ho voglia. Allora ho chiamato un mio amico, ho detto, senti, ma c'è un sito, qualcosa, un po'? E mi ha fatto capire che ci sono lei, non ho mai avuto bisogno, lo facevo da ragazzo, ma diciamo che da un certo momento in poi ho smesso di farlo. Però sai, succede. Sono andato a visitare questo sito porno perché anche per avere delle immagini per autogestirmi, no? Cazzo. È molto autobiografico. Mi sto mettendo a... Sì, è successo, ma il corto è nato da un fatto contingente, insomma, che mi è successo a me personalmente. Nasce sempre da una cosa privata, da una cosa che ti cattura, può essere un viandante, un passante, un bambino, può essere un qualsiasi cosa che mi cattura, e ho sentito l'esigenza di farlo. E allora, poi l'ho visto questo porno, ma non sono riuscito perché mi sono distratto. Qualche giorno dopo, o il giorno dopo, accade un fatto il 27 marzo. Ma adesso devo raccontarla questa cosa? Sì, sì, perché tanto la gente l'ha già visto il cortometraggio. Ah, l'ha già visto? Probabilmente. E accade questo, accade che è il famoso giorno del Papa, del vuoto, in cui il Papa da solo prega attraverso questa piazza deserta con la pioggia. E io devo dire, io sai, stando solo a casa, chattava, tenendo un film, o un corto, o un film, o questi Netflix, come si chiamano, queste serie, o i telegiornali, la pandemia. E dopo mi collego su Rai 1 e vedo questa immagine del Papa da solo, in questa piazza vuota, e mi sono commosso. E mi sono messo proprio perché io poi non so se sono credente o no, credo o non credo, ho dei dubbi, spesso dei dubbi profondi, poche volte invece mi lascio trasportare, mi piace l'idea che ci sia qualcosa al di là di noi, insomma.
Ma insomma, ma così questo Papa mi piace molto, diciamocelo, mi piace a tutti, perché è uno vero, è rivoluzionario questo Papa, mi piace perché non ha peli sulla lingua, le cose le dice, ha molta gente che lo vorrebbe far fuori, ma insomma, mi piacerebbe conoscerlo anche. E questo vuoto, dove questo vuoto era pieno di tanta roba, di tutti i nostri umori, della vita, della morte, della solitudine, dei poveri, dei ricchi, della gente che sta male, degli extracomunitari, dei naufraghi, c'era la vita, c'erano dei sentimenti che ci riguardano, c'era proprio uno smarrimento, c'era la voglia, la speranza, la vita, insomma, voglio dirti, e altrimenti mi sono messo a piangere e ho collegato, mi sono detto, ma ho detto, qua devo fare qualcosa, devo raccontare questa mia emozione. E chissà perché mi è venuto il pensiero a quello che era successo qualche giorno prima. Ho collegato un fatto sessuale, ma un fatto normale, di normale amministrazione, un fatto che ci riguarda tutti, ma potrebbe benissimo essere un'altra cosa, non so come spiegarti. Era talmente forte e unica questo momento storico, non si ripeterà mai più una cosa così, così, così potente, così amata da tutti nel mondo proprio, un'immagine talmente che ha abbracciato tutti noi in una situazione così delicata, così precaria, dove tutti siamo malati, dove tutti siamo in balia, siamo davanti a un burrone, c'è chi si salva, chi non si è salvato purtroppo. Insomma, tutte queste suggestioni, questo mese di attesa, questa solitudine, questa paura, questa ansia, che ci accomuna tutti, insomma, è una chiamata guerra, certo, ma non c'è un nemico, non si sa. Per cui uno in quei momenti lì riflette, fa riflessione, ho riflettuto anche sulla mia infanzia, ho tirato fuori fotografie, ho messo a posto, come tutti noi naturalmente, oltre a leggere, a vedere film. E questa una strana suggestione mi ha portato a pensare, ma se io in quel momento lì, mentre mi faccio quella cosa, accade che uno mi dice, guarda, ti sei sintonizzato sulla Juno, c'è una cosa molto... E accade questo, e quella cosa ha cancellato quel momento erotico, e mi sono tuffato in un momento invece, diciamo, non dico di fede, ma insomma di un momento di stupore che mi ha... non c'era cosa al mondo più forte di quel momento lì, hai capito? E mi sembra, io l'ho fatto vedere insomma a degli amici, insomma tutti sono rimasti tutti abbastanza sconcertati, e non solo, ma anche inaspettato, nessuno si aspetta, poi no, nasce come una commedia e poi diventa qualcos'altro. E l'hai realizzato subito dopo la... Mi pare che l'ho realizzato a luglio, ho trovato degli sponsor, mi è costato circa 10-11 mila euro, io ho pagato tutti i tecnici, il direttore della fotografia, bellissima fotografia di Tani Canevari, il montatore fantastico, che avevo già usato, il montatore Bargero Osvaldo per Scacco Pazzo. In quanto tempo l'hai girato? In un giorno, no, un giorno più. Quando abbiamo montato, abbiamo sentito, c'era, parlando col montatore, che mancava qualcosa. Allora siamo tornati in una mezza giornata, Tania è arrivato da solo con un tecnico, abbiamo fatto piccoli dettagli per riempire, per dargli più aria, più dinamicità. E dura 10 minuti, avete visto, ma io sono molto soddisfatto di questa cosa. È molto interessante per come sintetizzi appunto questa condizione che è stata di tante persone, di trovarsi rinchiusi e di avere desideri, cose da fare, cose da vedere, insomma, quindi riesci appunto in pochi minuti a sintetizzare uno stato d'animo che è stato condiviso da tanti. Mi sembra che poi questo, quello che sia un corto che possa riguardare tutti noi, insomma, può abbracciare veramente, comprensibile, capibile e fruibile in tutte le parti del mondo, insomma, non è legato al costume o a un fatto politico, cioè credo che sia un argomento che abbraccia il mondo, insomma, e
spero certo, di... poi quelle immagini del Papa sono rimaste, sì, rimarranno nella storia, perché appunto ce le ricordiamo tutti di questo Papa solo, che in realtà appunto non è solo, come dicevi tu. Tra l'altro, io prima di girarlo, sono andato, vi racconto un po' l'iter. No, io sono molto amico, tra l'altro bolognese, Pupi Avati, ho fatto 5-6 film con lui, siamo molto amici. Ho fatto una partecipazione nel suo ultimo film, tra l'altro girato a Ferrara, insomma. E ho chiamato Pupi, dico: Pupi, senti, io devo raccontare una cosa, no, da casa sua, mi ricordo. Gli ho fatto vedere il corto, il gioco, quello che non era ancora uscito, nemmeno quello, anche quello sta uscendo in questi giorni, tra l'altro, perché col vario lockdown, l'ho girato a novembre quello, poi il lockdown, una cosa l'altra, era, sta uscendo tutto adesso, in ambedue, in contemporanea. E dovreste fare, io se fossi voi, in esclusiva, potreste anche proiettare quello, ma così fuori concorso, ma fate, magari parlate con Adam Selo, ma vedete, fate come... Ah, Adam Selo non me l'ha fatto vedere. Vabbè, non c'è problema, ma vedilo, fatelo mandare. Okay. È potente. Devo fare una cosa che ha un senso, non posso fare una cosa. Vabbè. E dico, vi faccio vedere questo corto per fargli vedere come giravo, anche, e poi gli racconto questa storia che avevo in mente, quella sceneggiatura, questa idea, perché avevo bisogno del materiale dal Vaticano, del materiale, perché se no come facevo a farlo? Non potevo, ed è proprietario del Vaticano quel materiale. E per cui Avati vede il corto, gli piace moltissimo. Mi piace molto l'idea di questa storia così, così strana, così fuori dal... inconsueta, e così anche al limite, no? Al limite. E mi ha dato il telefono di un grosso prelato, adesso non mi voglio fare i nomi perché non vorrei che... Gli ho parlato di questa cosa, gli ho fatto vedere anche prima il gioco, poi gli ho parlato di questa idea, facciamola, bisogna farla. Perché hanno capito che in quel caso, quel momento, la Chiesa, il Papa, il Vaticano, quella passeggiata sotto la pioggia, quella sua omelia, è talmente forte, talmente universale, non ci sono religioni che sono tutte abbracciate, sono tutte all'unisono, tutte insieme, sono tutte, no? E era un messaggio grosso, importante, e hanno capito, mi hanno dato il materiale e sono riuscito a farlo. Poi gliel'ho fatto non vedere. Non era quindi della RAI il materiale, cioè le riprese non sono della RAI? Sì, no, le possiede, c'è un addetto, non so chi è, però non voglio fare nomi, loro mi hanno detto: guarda, anzi, tu non parlare, noi ti diamo l'assenso, il consenso. E tra l'altro gliel'ho fatto vedere, a un certo punto c'era un'immagine molto forte in cui vedevamo lei che si toccava col Cristo, che era un po' troppo forse, io volevo azzardare, volevo andare giù pesante. Ho detto: togli quell'immagine lì, e tanto non cambia niente, voglio dirti, il discorso non cambia, la tematica non cambiava assolutamente. E ho tolto quell'immagine, abbiamo tagliato un po' ed è rimasto, però c'è dentro tutto, insomma. Sono molto soddisfatto, speriamo di andare agli Oscar, almeno agli Oscar. Almeno agli Oscar. No, è simpatico anche l'antefatto, quando appunto inizi a chiamare un po' le varie amiche e forse sembri più eccitato dall'idea di mangiare una cotoletta che non di quello che poi viene dopo. Sì, quindi... sì, sì, sì. No, ma tra l'altro, se devo dirla tutta, non... me la sono inventata quella cosa lì, insomma, nel senso che non ci ho provato una volta, però insomma ho catturato questo pensiero, insomma, diventava un gioco divertente, insomma, da come la racconto, da come lo vive questo personaggio, che poi sono io ma non sono io, sono dato un nome, ma ci riguarda tutti, insomma, certo. Non è che... Cioè, hai altri progetti di cortometraggio, altre cose che vorresti fare? O anche di lunghi? Di lunghi, sì, sto proprio in questi giorni. Tu sai che io ho fatto per anni uno spettacolo, per ormai 15-16 anni fa, che si chiamava Bukowski, Confessione di un genio. Tutto nasce da un reading che ho fatto 18 anni fa a Parma, un'estate parmense, ho letto Bukowski con un gruppo, la Velotti in Battista Ensemble, e lì è nata una strana alchimia fra me e questo personaggio, che io conoscevo poco, ma l'hanno proposto loro ed è scoppiata qualcosa di incredibile.
quella giornata è stata una giornata abbastanza particolare, perché io dico, vado lì, faccio una lettura, tanto mi pagano, faccio una lettura con un leggio. Invece l'assessore alla cultura, quel giorno, mi ricordo, dice, guardate che debuttavamo, aprivamo l'estate parmense, e dovrei dire due parole col pubblico per raccontare, ringraziare gli sponsor e raccontare tutto il programma di tutta l'estate. Infatti, basta che faccia in fretta, va lì e comincia a parlare col pubblico, ma alla fine finisce dicendo, è stata lì, il Quid è stato lì. Dice, abbiamo qui un artista trasversale, Bernatore, pam, pim, pam, aggettivi di più, ero imbarazzato anche, perché... E poi finisce dicendo, chissà questa sera Haber come ci sorprenderà. Oddio, cazzo, ho detto, ma come mi sorprendo? Adesso devo fare una lettura, no? Ma sono andato sul palcoscenico e ho cominciato, devo fare qualcosa di fuorviante, qualcosa di inaspettato. E ho cominciato a intonarmi io questi ragazzi, ne conoscevo uno, non avevo mai provato, mai, tranne il soundcheck all'inizio, un'ora e mezza prima. Ho cominciato a rompere le parole, a trascinarle, a spezzarle, a urlarle, a violentarle, a dargli suggestioni dolci, drammatiche, e intonarmi con la musica. Addirittura l'ho fatto diventare delle canzoni queste poesie, non tutte ma alcune. La gente alla fine è in delirio. Allora, ma è stata una serata veramente, credetemi, se non voglio autocensirmi, perché, ma ti dico la realtà, come io non sono uno che mente, avete visto, sono uno che sono molto diretto, cioè non ho pedi, non ho... E c'era la gente che alla fine ha detto, noi siamo venuti, allora, chi amava Bukowski ha detto, abbiamo visto Bukowski rinascere, rivivere, sei Bukowski, Haber. Altre persone che sono venute a vedere me e non amavano Bukowski hanno detto, adesso amiamo anche Bukowski. E da lì è poi uscita una critica sulla Gazzetta di Parma, due giorni dopo, io l'ho letta e mi sono commosso, perché mi sa dire delle cose meravigliose. L'ho fatta leggere a Giorgio Gaglione dell'Archivolto, con cui avevo fatto Tango d'amore di Coltrane, dove cantavo, va bene, insomma, un po' lunga, mi sto raccontando la mia vita, e ci vorrebbero giorni, e ho detto, facciamolo uno spettacolo. E io ho sempre pensato, 2 anni di tournée meravigliosa, e io ho sempre pensato di farmi un film. E dopo anni, abbiamo scritto due o tre anni fa un soggetto, io e Nicola Guaglianone, mm-hmm. conoscete Nicola, quello che ha scritto Figaro Po, oggi una sceneggiatura che non sa chi dare i resti, però non l'ha mai scritto per la sceneggiatura perché non ha tempo. Ho trovato un mio amico Raffaello Fusaro, sceneggiatore, abbiamo scritto un trattamento, ma questo trattamento è stato ridotto adesso a un soggetto. E da lunedì comincerò a cercare un produttore. Non farò Bukowski to cure, ma lo diventerò per una serie di circostanze che non vi racconto, ma è una storia potentissima. Quindi sarà un film, sarà il tuo prossimo film. Ragazzi, io me lo auguro, io spero che fra un anno ci rivediamo. Perfetto. E potrò raccontare, speriamo che è tutto, sai, voglio dirti, tu lo sai meglio di me, ogni volta che si riesce a fare qualcosa è un miracolo. Specialmente un lavoro così precario, così difficile, così... In questo periodo ancora di più. Ancora di noi siamo senza rete, voglio dirti. Adesso comincerà la Via Cucci, sarà a cercare un produttore, io ho già 2 o 3 persone, comincerò a batterne uno, non voglio dare risposta subito, non voglio fare... ti piace o non ti piace, non voglio aspettare, anche perché poi sai l'età è quella che è, anche se mi porto bene, voglio bruciare tutto subito... Non l'ho sempre fatto questo, diciamo. Adesso, spiegatemi un po' adesso, e domani c'è il festival, no? No, il festival c'è da lunedì e finisce domenica. C'è stato già da lunedì? Ah, già? Sì, è già iniziato lunedì e finisce domenica, e ci sarà la proiezione anche del cortometraggio. Ma avete ascolti? Come succede? Perché io sono un sta andando bene, tanta gente che lo segue, che in vari momenti, anche dall'estero, insomma, siamo contenti. Ma ci sono i sottotitoli, ci sono anche allora? Non so se ci siano, forse per alcuni, sì, per alcuni... Quello fatti fare, credo. Sono.
Ho pagato. Molti sono, ci sono anche molti italiani all'estero, quindi seguono volentieri anche gli italiani. Ma c'è un orario? Possono vederlo quando vogliono oppure c'è. Possono vederlo quando vogliono. Poi c'è un orario al quale che abbiamo messo legato poi a questa intervista che ti abbiamo fatto, in modo che così chi la vede in quell'orario lì, poi dopo, subito dopo l'intervista. Ma poi c'è, guardate, io sono molto. Poi c'è una giuria che fa. Non so, boh, no. Ci sono alcune giurie, ci sono questi qui non erano in concorso il Non è cortometraggio di in Ripetere. concorso il mio? Non è in concorso il No, tuo. perché? Perché abbiamo deciso così appunto di non metterlo in concorso, però di poter fare questa sezione che abbiamo deciso all'ultimo. E gli altri sono in concorso? No, no, no. No, Non c'è nessun i concorso. cortometraggi in concorso, no, ci sono alcuni in concorso e altri no, in Io questa vorrei sezione sapere perché non sono cazzo in l'avete messo concorso. in concorso, ma per quale motivo? No, ma No, adesso forse possiamo aspetta. chiudere l'intervista, poi parliamo No, di devono AI. saperlo tutti, devono saperlo tutti. Io non capisco perché non l'avete messo in concorso. E no, e qua siamo. Perché il concorso era già chiuso, noi abbiamo fatto noi abbiamo organizzato il festival a marzo, doveva essere realizzato a marzo, poi non lo è stato Ah, realizzato. ho capito, E quindi ho capito. Adesso, allora chiedo scusa. Cioè, era da marzo, poi c'è stato il lockdown, per cui c'erano esatto. tutti i film. Già selezionati e divisi in concorso, abbiamo aggiunto questa sezione soltanto perché c'era. Esattamente, Diciamo, il mio è un evento speciale. è un Eccolo qua, evento vedi? speciale. È così. No, ma comunque fatemi sapere come le reazioni. Vorrei, insomma, mi piacerebbe anche. Perché è la prima volta che va in onda, diciamo, Ma poi magari ci auguriamo di fare prossimamente, quando riusciremo ad aprire i cinema, delle proiezioni con spettatori in carne ed ossa. Questa è della Quindi, Cineteca di Bologna, no? sì, esatto. Ah. Come si chiama il direttore? Lo conosco. Gianluca Farinelli. È sempre Farinelli, come conosco bene, io per i Sì, nomi sì. sono pessimo. Ma noi ci eravamo già visti, io te, ci avevo già conosciuti. Sì, ci siamo già conosciuti tanto tempo fa, anche Sì, abbiamo avuto una al storia. cinema. Abbiamo avuto una storia. No. No. Scherzando, Vabbè. senti. Ti ringraziamo tanto per aver partecipato Mi sembra e vero, guarda, poi. siamo riusciti, ma scusa, Esatto, dopo i vari tentativi. 3 giorni di tentativi e non lo sanno, adesso siamo riusciti tramite un'amica. Vabbè, niente. Vabbè, grazie. Buon lavoro, tanta merda e felicità. In bocca al Ciao. lupo a te per il tuo film. Grazie mille, ciao, vi abbraccio tutti, Grazie. ciao. Ciao, ciao.